Il menù della sesta giornata di ritorno nel campionato di Serie D Girone D ci presenta allo stadio Immergas Green Arena di Sorbolo la partita tra Mezzolara e Lentigione, casacca rossa per la formazione di casa allenata da Paolo Beretti, casacca bianca per quanto riguarda la formazione bolognese del Mezzolara. La polisportiva Lentigione Calcio, per sensibilizzare l'amore e rispetto per gli animali, ha lanciato il progetto Adotta un amico a quattro zampe. Prima del fischio del inizio della gara, i giocatori del Lentigione sono entrati in campo insieme a Joy, un cane di 20 mesi, accompagnato dall'associazione SS Angel di Parma, iniziativa con la concessione del patrocinio del comune di Sorbolo Mezzani, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare nell'amore e nel rispetto degli animali la collettività. Il tandem d'attacco è formato da Sala e Formato, pallone dato subito in avanti, l'aggancio di Formato combina con Rossi che dalla distanza prova la conclusione, trova la risposta del portiere Malagoli, tocco corto con il traversone da parte di Sale, colpo di testa di Formato, di testa ancora Gozzi e la mischia viene risolta dal rilancio di Cavina, non aggancia Egarebba, attenzione Egarebba riesce ad evitare l'intervento di Giannini, ancora Lavigna propone per Bonetti che carica il suo sinistro che però termina alto sopra la traversa al quindicesimo. Bonetti cerca ora di guadagnare la linea di fondo, effettua il suo traversone abbastanza interessante, può liberare Garavini direttamente su Formato, il suo tiro di sinistro non viene deviato, termina sul fondo, galoppa verso l'area avversaria, propone per Rossi, la gancia non è il migliore ma è il suo sinistro con il tiro che viene deviato in calcio d'angolo. Questa volta Egarebba si appoggia sul play Lavigna che propone in avanti di testa, prolunga Sala, non arriva Roma, pallone che viene ancora toccato da Rossi per Lavigna che piazza un destro formidabile per il gol del vantaggio del Lentigione, grande azione della formazione di Beretti, Rossi, è arrivato Lavigna, ha piazzato una destra all'incrocio di pali imparabile per il portiere Malagoli per il vantaggio del Lentigione esattamente al minuto 32. Ora il Lentigione difende a pieno organico, cerca naturalmente di non farsi sfuggire il vantaggio in questo momento delicato, attenzione ancora il pallone pericolosamente e ancora è Formato che lo sbuccia con una palla che termina sul fondo, rimessa con le mani per il Lentigione mentre termina anche il minuto di recupero concesso dall'arbitro per questo primo tempo che finisce sull'1-0 in favore del Lentigione che ha avuto un po' il predominio delle azioni anche se non ha avuto tantissime palle gol ma ha avuto l'abilità di segnare un gol strepitoso. Partiti per il secondo tempo, Gozzi, pallone all'indietro, Jassei, pallone per Bonetti che deve andare sul sinistro per il tiro, propone per Rossi, ancora il suo tiro rimpallato, la tentativa, attenzione, Formato cerca la rovesciata e poi è Roma che cerca all'interno dell'area, c'è stato forse un tocco ai danni di Roma al decimo, attenzione l'apertura per Roma come al solito bravo ad inserirsi, il tocco per la finta, Formato che da posizione vantaggiosa, neanche un rigore, si trattava di qualcosa di più, in movimento e sciupa clamorosamente la palla del 2-0. Bonetti ancora una volta utilissimo nella fase di ricucitura dell'azione, ancora Sala manda per le terre un avversario, effettua un tiro che lambisce il montante alla destra del portiere Malagoli esattamente al minuto numero 21 della ripresa, frenato nel primo tempo dalla sua posizione troppo decentrata, attenzione a Bonetti, sfonda sulla sinistra, pallone per Formato, il suo tiro e la parata da parte di Malagoli, conclusione centrale al 23esimo, la girata di Rossi con Sala che proietta Formato, pallone però sul sinistro, il suo tiro, la palla termina sui piedi di Fiore, ma riconquista palla caparbiamente Lattarulo, sulla sinistra ancora per Formato che cerca di aprire il fronte, il suo traversone, colpo di testa che termina fuori, lancia in avanti a cercare lo scatto di Russo che ingaggia un duello con Egarebba, termina terra Egarebba, poi c'è Gozzi, attenzione a Jassé che è all'interno dell'area, dribbling, ancora il pallone, ancora Gozzi, ancora Jassé, attenzione ancora a questa grande azione d'attacco, Bonetti lo spedisce in avanti con il tocco di muro per Formato, la possibilità per Formato ancora di dare il pallone che gira male, gira malissimo il pallone e Formato non riesce al 50esimo
siamo proprio allo scadere della partita con il lentigione che può cercare di amministrare questo pallone, soprattutto questo vantaggio prezioso contro il Mezzolara. Fischio dell'arbitro, vince il lentigione, una partita faticosissima soprattutto nella ripresa, con la squadra che ha avuto il ritorno del Mezzolara, ha saputo difendere e ha confezionato numerose palle gol che non sono state concretizzate nel migliore dei modi, ha dovuto quindi soffrire fino alla fine.